vincitore del premio Oscar come miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista maschile. Racconta la storia di un ragazzino di colore che si chiama Sharon, il quale vive in una città come Miami, popolata da nei sobborghi, diciamo, di questa Miami un po' malvivente. Sharon è un bambino che si deve arrangiare, vive da solo con una mamma prostituta e un tossicodipendente e si affianca a un modello maschile con dei valori suoi, anche se valori negativi, perché si tratta di uno spacciatore, che in qualche modo lo tutela e lo protegge. La storia di questo film è una storia di episodi, dove si tratta di trash TV che sottolineano i tre momenti di sviluppo del protagonista, l'infanzia, l'adolescenza e la sua maturità. Ma è anche un film di una profezia che si autoavvera, nel senso che un nero a Miami, figlio di tossicodipendente e prostituta, con tendenze omosessuali non può che diventare anche da adulto uno spacciatore. Quindi è un film amaro, perché in ogni caso non dà una speranza, non dà una speranza di cambiamento, però è altrettanto vero che si tratta di un film estremamente poetico, dove l'uso della macchina da presa è finalmente cinematografico, dove il testo non passa attraverso i dialoghi, ma passa attraverso tutto il contesto visivo, sonoro, gli sguardi, i non detti. E quindi si tratta di un film che siamo molto contenti di aver visto, vinto Hollywood, nonostante non sia per nulla un prodotto mainstream, tantomeno un classico film hollywoodiano. Consiglio a tutti.